Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È un vlog, quindi se non vi interessa sentirmi parlare per un po' di minuti potete chiuderlo direttamente. E vi volevo spiegare esattamente che cosa sono andata a fare in ospedale, in che cosa consiste l'operazione che ho fatto e come ci sono arrivata. Tutto è cominciato con una visita dal ginecologo fatta più o meno verso la metà di novembre, in cui ho fatto un semplicissimo controllo, così di routine, era da un po' che non ci andavo, e mi ha fatto un'ecografia e da questa ecografia è spuntata fuori una macchia. Non essendoci mai stata questa macchia, mi ha dato delle semplici analisi da fare, mi ha detto ci vediamo quando hai i risultati. Sono tornata da lui verso la metà di dicembre, forse verso il 10 se non ricordo male. Con appunto i risultati delle analisi, mi ha rifatto l'ecografia e la macchia ovviamente c'era ancora, si era anche ingrandita. Tra le analisi che mi aveva fatto fare c'erano anche dei marker tumorali, quindi che erano negativi fortunatamente. Pochi giorni dopo, un po' di notti insonni dopo, ho fatto la risonanza magnetica e dopo 10 giorni circa ho avuto i risultati che mi hanno confermato che c'era una cista all'ovaio sinistro. Bella grossa perché comunque sia io non avevo mai avuto né dolori né problemi di sorta, anzi stavo benissimo. E appunto dalla risonanza magnetica è partita poi tutta l'altra fila di analisi e visite in ospedale. Il mio ginecologo mi ha detto guarda, è meglio se vai ad Aviano, che sono diciamo un centro d'eccellenza, però non mi sono trovata bene perché avendo fatto la risonanza magnetica a Pordenone hanno voluto rileggere la risonanza magnetica ma ci hanno messo più di un mese per non farlo. Non era niente di grave, loro si occupano principalmente di tumori, era una semplice cista la mia, però diciamo che volevo essere operata al più presto, anche perché era già bella grossa e diciamo l'aver scoperto di averla aveva cominciato a darmi qualche fastidio. Quindi ho cambiato ospedale e sono andata a Pordenone. Ho trovato una dottoressa molto disponibile, molto tranquilla, che mi ha tranquillizzato. Mi pare che la prima visita con lei l'ho fatta il 6 di febbraio. Se l'avessi fatta subito nel giro di 15 giorni io sarei stata operata, quindi a metà gennaio sarei stata operata. Ho fatto la prima visita con lei il 6 di febbraio. E avendo comunque più o meno tutto quello che le serviva, mi ha detto ok, è da operare, ovviamente, cosa che sapevo già. Cominciamo a fare tutte le cose che mancano, diciamo così. Alla fine mi mancavano soltanto le analisi del sangue e la visita con l'anestesista, che ho fatto verso la fine di febbraio e i primi di marzo. Diciamo che avrei potuto accelerare tutto, nel senso essere operata alla fine di febbraio, ma tra febbraio e i primi di marzo ho fatto il corso di formazione del servizio civile, che è praticamente obbligatorio. Per una delle parti avrei potuto saltare il 30% delle ore, ma poi veniva un casino recuperare quelle della parte obbligatoria e quindi ho preferito far slittare la cosa. Quindi fine febbraio le analisi, primi di marzo la visita con l'anestesista e siamo arrivati quindi alla data dell'operazione. Il ricovero me l'hanno fissato per il giorno prima, il 21 di marzo, e il 22 mi hanno operato. Stavo relativamente bene, letteralmente terrorizzata ero perché comunque sì era la mia primissima operazione, ma comunque sì stavo bene, insomma. Al mattino del giorno dopo ho fatto l'operazione, il 22. Quando ho lasciato la stanza a quando ci sono ritornata sono passate circa 4 ore e mezza, 5. Quindi dalle 10 del mattino fino alle 2 e mezza, quasi 3. Non ho fatto una laparoscopia, quindi i buchetti tipici che fanno anche per gli appendiciti, ma ho un bel taglio così, cioè, o meglio, l'operazione è cominciata come una laparoscopia, quindi ho due buchetti, uno a livello dell'ombelico e uno un pochino più spostato, ma essendo la ciste piuttosto grande, anche se abbastanza definita come margini, la ginecologa ha preferito fare una laparotomia, quindi ho un bel taglio di circa 20 centimetri sulla pancia. È anche riuscita a salvarmi parte dell'ovaio, quindi sono comunque contenta di come è andata. Il decorso dopo l'operazione è stato comunque
abbastanza doloroso, nel senso che comunque sia non è uno scherzo. Dopo l'operazione, boh, il solito, non ho potuto né bere né mangiare per un paio di giorni, ho ripreso praticamente il venerdì a cena e il sabato dopo pranzo mi hanno mandato a casa. Adesso sto relativamente bene, nel senso che comunque cammino in casa, non sono ancora uscita, sto cercando di non ammalarmi perché ho dei seri problemi a tossire, quelle poche volte che tossisco vorrei morire perché comunque sia ho dolori anche un pochino a camminare, ma sto cercando di camminare il più possibile perché comunque sia devo muovermi. Sono contenta che sia andato tutto bene, spero che il video lo abbiate trovato utile visto che c'era qualcuno che mi chiedeva sotto l'altro video, l'ultimo che ho pubblicato, come stavo e quindi sono viva. Io spero che il video vi sia potuto risultare interessante. Se è così, lasciate un bel like anche per supportarmi nella mia fase di recupero. Se avete bisogno di qualche informazione in più, potete lasciare un commento qui sotto. Magari potete condividere il video con qualche vostra amica o qualche vostro amico. Se volete, in descrizione ci sono i link a tutti i miei social, in cui potete seguire quello che combino, anche se in questo momento non sto combinando nulla, ma per il futuro vi torneranno sicuramente utili. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!